Apostles of the way, to all his brothers, me and all my brothers are shearers. Rinky arriva da Tamaranui, Nuova Zelanda. In un curioso italo-inglese ci racconta che da tre generazioni tutti gli uomini della sua famiglia sono tosatori. Lo erano suo padre, i suoi zii, gli hanno insegnato il mestiere che lui a sua volta ha insegnato ai figli. Lo incontriamo nei piopedi lungo il Po, all'altezza di Verrua Savoia, dove la sua squadra si è fermata per tosare le 2000 pecore di un pastore vagante. Con Ricky e suo figlio, un francese ed uno spagnolo. Niente stalla, si deve fare tutto all'aperto. Da anni le vecchie forbici sono state sostituite da più sicure e veloci tosatrici elettriche. Per liberare una pecora del suo manto lanoso, questi professionisti ci mettono poco più di un minuto. In quattro possono arrivare a 1000 al giorno. Solo la pioggia li ferma. Per pecora, 1,70 €. 1,80 €, lana corta, lana lunga è differente. Già uno pecora prende 1,70 €, minimo. Il caposquadra è Eugenio, uno spagnolo, emigrato a Marsiglia. È un mestiere molto duro, ci vuole da 5 a 10 anni per imparare. C'è il contenimento della pecora, c'è la mano, c'è un po' tutto. Poi qua in Italia sono pecore pesanti, grosse, ci vuole gente un po' forte per tosarle. Usano scarpe speciali di feltro o di pelle per mantenere l'equilibrio sulla pedana e non far male all'animale mentre lo tengono bloccato. Per proteggere la schiena a volte lavorano appoggiati ad un triangolo appeso alla struttura. È facile, ci dice Ricky, se lo impari da piccolo, e lui ha iniziato a 14 anni, ma dopo 30 anni di questo lavoro ne paga le conseguenze. Quasi finito adesso, quasi fuso, mai a fa. Da anni ormai gran parte dei nostri pastori, soprattutto quelli che hanno migliaia di capi, fanno ricorso ai tosatori professionisti due volte l'anno, in autunno e in primavera. Purtroppo stanno bene, ma se subito non gli piace, però è il lavoro che bisogna fare. E Flavio, cosa ne fate della lana? La vendiamo la lana, le tosiamo e poi la vendiamo per quel poco che ci danno. Chi ve la compra e quanto ve la pagano? Ma ce la comprano i lanifici e ci danno 50 centesimi al chilo. Poco, perché non si paga neanche un terzo della tosatura. Finito il lavoro in Piemonte, tra pochi giorni Ricky andrà in Sardegna prima di tornare a casa in Nuova Zelanda. Eugenio invece se ne torna in Francia, dove da qualche anno ha un suo gregge. Con il mercato europeo che c'è adesso, i prezzi della roba, degli agnelli non aumenta, è già più di 20 anni che l'agnello ha lo stesso prezzo e per andare avanti uno che ha, io ho poche pecore, se non ne ho un altro mestiere non posso vivere solo con le pecore. Allora faccio quel lavoro là e poi rimango là dentro al mestiere e poi mi piace girare anche.